prima gara senza gol, forse, in assoluto, le prese ne subite. Che non l'abbiamo subito mi fa piacere, che non l'abbiamo fatto un po' di meno, anche se qualche occasione l'abbiamo fatta, eravamo vicini in 3 occasioni, purtroppo non abbiamo realizzato, e va bene così, per me è importante la prestazione, penso che la squadra ha fatto buona partita, nonostante qualche confusione, però ha dimostrato che ci teneva e voleva vincere. Evoluzionato un po' la difesa con Cambrena in panchina, Caccetta che non era al massimo, però l'ha tenuto fino alla fine. E vabbè, sono scelte che faccio dopo che lavoro in settimana, mi sembrava Caccetta in migliore condizione rispetto a Cambrena. Ma si potrebbe volendo, ma visto che c'è un'altra gara è meglio farlo dopo l'ultima gara. Con che spirito c'è andato sempre a vendicare il gol di tempo libero d'andata? Per confermare che siamo una squadra che gioca bene al calcio e che può competere con tutti. Noi abbiamo giocato con quelle 4 squadre che sono a playoff e non abbiamo mai fatto brutta figura. Penso che con la Roma abbiamo giocato 2 partite meglio di loro, con il West Ham abbiamo giocato 2 partite meglio di loro. Benevento una partita 3/4. Benevento 1/3, con Nocerino 1-1, è lo stesso con Taranto. Quali sono stati i punti cruciali che non ha fatto arrivare il Foggia nel playoff, secondo te? Io prendo le ultime 3 partite che non erano da perdere, che erano da vincere, sono Foligno, Ternana e Benevento. Sono 90 punti in più che ci potevano permettere. Poi se ci metto gli errori arbitrali trovo altri 9 punti. Poi bisogna vedere se bastavano quegli errori arbitrali o se bastavano le nostre 3 partite. Errori in buona fede? Io non ne sono convinto, purtroppo. Dopo 2 confronti col Taranto, chi ne si è fatto? Che è una buona squadra, anche se oggi ha rischiato, ripeto. Il discorso di valutazione è sempre lì, che noi siamo partiti con la rosa ristretta, poi l'abbiamo aggiustato durante il ritiro, siamo la squadra più giovane di tutte le categorie professionistiche. Sì. Credo che proprio sul piano dell'analisi ogni tanto qualcuno se lo dimentica, questo particolare, che è una squadra che è stata decimata, che è stata impiantata in pochissimi giorni, che con ogni probabilità, diciamo così, il posto che occuperà, qualunque esso sia, diciamo così, è in qualche maniera un mezzo miracolo. Io ripeto, io vorrei fare conclusione a fine campionato, che stiamo all'ultimo. Certamente questa squadra, a prescindere quanto è costata, quanto sono stipendi, penso che è più sana di tutto il calcio italiano. Mister, manca una partita, però almeno un bilancio sulle partite casalinghe lo può fare, perché in casa il Foggia non gioca più. Adesso i dati precisi non li ho, ma mi pare sono più le domeniche che non ha vinto che le domeniche abbia vinto in casa, sommando pareggi soli. Non ce l'ho nemmeno io. Ma non credo, qualche partita in casa l'abbiamo vinta, poi visto che le prime 2 non abbiamo giocato qui a Foggia, che anche quei punti penso ci mancano.
però non abbiamo sfruttato, nonostante penso che appoggio dei tifosi dall'inizio alla fine del campionato era grosso. Se noi abbiamo secondo seguito della Lega Pro dopo Verona, vuol dire che significa qualcosa. Inizio campionato sui primi 9 punti ne ha presi solo 2, tutti casalinghi a disposizione, i primi 9 compresi i campinetti, ha pareggiato con Foligno e Viareggio, ha perso con Lucchese, ha preso 2 punti solo. Quindi manca, sarà così. I punti si fermano dalla prima, fino alla fine. Eh sì, giocando, qualcuno riprende anche non giocando. Mister, l'aspetto positivo. Battuta. Mister, l'aspetto positivo è che l'anno prossimo disputerete la prima campo. Non traguardo. Beh, io ne avevo in mente altro che purtroppo non ci siamo riusciti. Ci dobbiamo accontentare. A me farebbe piacere fare i play-off, purtroppo non si possono fare. E si spera il prossimo anno. Viste, per quello che diceva poco fa Burrai sulla partita di oggi, diceva forse abbiamo staccato la spina un po' prima. Non credo per la partita oggi. Lo diceva prima. No, ma io penso che la squadra ha dimostrato che voleva fare, sull'impegno non mi posso lamentare, poi magari errori ne abbiamo fatto anche tanti, ma che li facciamo tutte le partite, quello fa parte. Di questo gruppo quanti ragazzi rimarranno? Non si sa, bisogna valutare, bisogna vedere se ce ne stanno in giro migliori. Sono stato a Foggia per 5 anni di seguito, ho sempre dichiarato a fine campionato quello che farò dopo, come non è finito, anche questa volta. No, ma scusa, non viene a Cosenza. Anche questa volta. Vabbè, ma io farò qualche intervista anche al ritorno a Foggia. E in questo anno come si è trovato? Eh? In quest'anno come si è trovato? Nel senso che città ha ritrovato anche lei? Anche... Io mi sono trovato benissimo. Anche lì, visto che foggiani non vengono mai a Cosenza, io li vorrei ringraziare per come mi hanno trattato durante tutto l'anno. Mi hanno trattato troppo bene anche oltre. E magari ai tempi di Serie A, quando si perdeva, si lamentavano di più di oggi. Eccessiva risonanza mediatica. Non posso morire. Con me. Con lei. Eccessiva risonanza mediatica, soprattutto dell'inizio del campionato. È stato più un bene o più un male per la squadra, visto poi comunque i riflettori puntati sempre su Foggia. Vabbè, ma per me i giovani è giusto darci stimolo e farci vedere che sono seguiti, se no penso si perde un po'. Confermato tutto questo gruppo lo riconfermerebbe? Vabbè, come so che non si può confermare tutto, quindi dico che se questa squadra rimaneva qua vinceva con 20 punti di vantaggio prossimo anno. Lo posso dire perché non ci sarà questa. Va bene? Tante domande? Io ho proprio... Arrivederci.